Bene, allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla quinta edizione dell'Alta Scuola Internazionale di Sociologia. Siamo in un prestigioso istituto, l'Istituto Sturzo, ringraziamo dell'ospitalità. Iniziamo l'incontro con i saluti istituzionali. La parola al vicepresidente dell'Istituto Luigi Sturzo, il professor Andrea Bixio. Grazie. Allora, sono particolarmente felice di portare il saluto del professor Antonetti, che purtroppo per ragioni personali non è potuto intervenire, nostro presidente, e di tutto l'Istituto Sturzo, ma sono particolarmente felice appunto di aprire un po' questi lavori, perché vedo di fronte a me la sociologia italiana. Cioè, non posso dire altro che la sociologia italiana. Cioè, è stato colui che ha fondato, perché è vero che alla fine dell'Ottocento noi abbiamo avuto una sociologia italiana, ma una vera sociologia italiana epistemologicamente complessa e al tempo e diciamo a livello dei tempi, ecco, la dobbiamo a Franco Ferrarotti. I suoi studi, appunto, intanto il suo trattato, perché quella è stata una pietra miliare, diciamo, i suoi lavori su Weber, tutta la sua impostazione epistemologica rinnovata attraverso le nuove forme di positivismo e di empirismo anche. Quindi noi abbiamo però appunto un empirismo che non è dimentico della teoria, perché poi spesso la sociologia ha dimenticato che esisteva anche un livello complesso di discorso, ecco, e si è persa un po' nelle singole ricerche. Quindi sono particolarmente io ho scritto anche nel passato, ho presentato anche un premio che ti hanno dato qua all'Istituto Sturzo nel passato, cercando appunto di mettere in luce in quell'occasione la fondamentale proprio funzione e il fondamentale lavoro che ha compiuto Franco Ferrarotti. E sono felice anche che, grazie anche, credo, all'amicizia proprio con Cipriani, con il nostro Cipriani, che abbiamo il piacere di averlo con noi oggi. Cosa dire? L'Istituto è nato per la sociologia. Voi sapete che Luigi Sturzo, che Franco Ferrarotti ricorda nel suo trattato, ma che oggi è dimenticato quasi completamente, l'Istituto Sturzo nasce proprio all'insegna di un rinnovamento degli studi della cultura italiana, un rinnovamento dopo appunto la fase dell'idealismo e la necessità di rimetterci in linea in un certo senso con il pensiero critico razionale, se non razionalista, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che quindi l'Istituto, come dire, nasce con la seconda sociologia proprio. Sturzo aveva elaborato una sua sociologia storicista, come voi sapete, e aveva in qualche modo portato anche il sapore della sociologia americana nella nostra cultura, ecco. Ma chi poi ha veramente fondato è stato Ferrarotti. Proprio. Quindi direi che, a parte che Franco Ferrarotti qui è di casa, perché io credo, non so in quanti anni, quante volte si è venuto a parlare qui, a tenere corsi e via di seguito. Quindi direi che questa è un'occasione particolarmente felice diretta a rinnovare appunto questo connubio fra l'Istituto e il fondatore, direi proprio, della sociologia italiana. Grazie. Grazie. Diamo ora la parola al professor Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Ozanam. Grazie, buongiorno
sono Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Ozanam e già cioè, ex professore alla LUMSA di organizzazione e management. Oggi abbiamo portato quattro ricerche, quattro libri che trovate sulle sedie che abbiamo fatto noi, perché la Fondazione Ozanam ha più linee operative, studi, ricerche, ma soprattutto iniziative di solidarietà. In tempo di Covid abbiamo assicurato il mangiare almeno al 50% dei poveri della città. Abbiamo avuto il permesso della prefettura, col nostro furgone caricavamo, abbiamo una mensa aperta tutti i giorni al Santissimo Redentore, un servizio bisettimanale di distribuzione di pasto caldo, la pasta, tra via Marsala e via Giolitti, tutta l'isola della stazione Termini, una casa protetta di ex prostitute, sta all'Abbaro, con 8 bambini e 4 case della mamma. Mantenere in piedi questo castello, da un punto di vista organizzativo e finanziario, ci voleva proprio l'aiuto di San Vincenzo de Paoli, perché altrimenti non saremmo riusciti. E in tempo di Covid abbiamo fatto fronte a tutto. Parlando della sociologia delle scienze sociali, Max Weber e Durkheim sono i padri di questa scienza, dobbiamo anche aggiungere, almeno per quanto riguarda la componente cattolica, anche Federico Ozanam, professore alla Sorbona, che per primo noi intuì, ma si accorse dei gravi disagi della gente a Parigi e insieme ad alcuni amici fondò le conferenze di San Vincenzo de Paoli. E la società di San Vincenzo de Paoli non una società di capitali, ma una società di carità. Che cosa facevano? Acquistavano il carbone per portare le famiglie povere d'inverno che abitavano nelle soffitte dei palazzi a Parigi. Prendevano abiti, raccoglievano e distribuivano e qualche volta comprano abiti da dare ai poveri. Assistevano le ragazze madri e soprattutto garantivano da mangiare ai poveri e visitavano una volta alla settimana i carcerati. Noi, dopo 170 anni dalla data della morte di Federico Ozanam, continuiamo questo tipo di attività, di solidarietà, che si esprime nell'aiuto a 360 gradi per queste persone. È un merito, Papa Giovanni Paolo II ha elevato a beato Federico Ozanam e presto, per quanto si dice, nelle sfere vaticane dovrebbe essere elevato alla santità. Abbiamo un personaggio che è uno studioso, un professore alla Sorbona, ma soprattutto è dotato di grande concretezza, cioè il problema lo affronta, le studia, le fasi organizzative e poi interviene per risolverlo. Questo è un metodo di lavoro fondamentale ed è l'unico che garantisce dei risultati. Dopo 170 anni la San Vincenzo, grazie a Federico Ozanam, è presente in 157 paesi al mondo e siamo il grande network della carità nel mondo. Pensate, la sola parrocchia di Miami, Florida, raccoglie 28 milioni di dollari all'anno di carità. 28 milioni. In Canada, nella chiesa di San Paolo, 8 milioni di dollari canadesi. Poi ci sono altre realtà, quali l'India, Kerala soprattutto, l'Europa dell'Est, l'America Latina, dove la raccolta è molto molto più misera perché il fabbisogno è talmente tanto. Noi abbiamo un livello finanziario di grande equilibrio, tanto raccogliamo di carità e poi facciamo la ricevuta per la detrazione delle tasse e tanto reinvestiamo nelle azioni concrete di carità, pasta, riso, pomodori, vestiti, pagamento delle bollette. Prima davamo i soldi, poi ci siamo fatti un po' scaltri, ci facciamo dare la bolletta, la paghiamo noi e poi loro la vengono a ritirare. Perché questi monelli si giocavano con i soldi al gratta e vinci. E questo mi ha fatto un po' girare, adesso vi frego io. Prima cosa vi pago la bolletta e poi vi do la ricevuta. Queste sono le piccole distorsioni che possono manifestarsi durante questa attività.
Abbiamo erogato anche borse di studio per alcuni master con successo degli studenti e stiamo per aprire un nuovo capitolo sul piano internazionale. Noi abbiamo dalle Alpi alla Sicilia una serie di realtà, gruppi, gruppetti e poche persone, però quasi presenti, la conferenza e la Fondazione Ozza, dalle Alpi alla Sicilia c'è sempre un corrispondente. Quindi abbiamo una presenza territoriale molto diffusa e raccogliamo le informazioni sullo stato e il bisogno della popolazione. Abbiamo in cantiere, vi inviterò, ve lo farò avere tramite il professor Cipriani, ve lo spediremo per chi sta lontano, un libro edito dalla Franca Angeli, curato essenzialmente dal professor Cipriani, Federico Ozanam, cattolico sociale, perché non si è mai fatto nulla per analizzare la buona volontà e la concretezza di questo grande cattolico. Io vi auguro buon lavoro, ci vediamo stasera e per favore prenderò gli indirizzi per poi vi spedirò a tutti quanti questo libro che dopo 170 anni è la prima volta che si stampa un argomento del genere. Vi saluto perché la mia giornata è sempre molto stretta e adesso c'ho un altro appuntamento. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ciao, Antonio, ciao. Grazie. Abbiamo visto due volti, due aspetti della sociologia, quella di dimensione teorica, la dimensione operativa attraverso una, possiamo definire, una carità attiva che crea le condizioni per combattere un fenomeno che si sta diffondendo sempre più, l'emergenza povertà, fino a raggiungere una dimensione contraddittoria. Non avremmo mai pensato a una situazione del genere 5 o 10 anni fa, quello di avere i cosiddetti working poor, cioè i lavoratori, persone che lavorano ma sono poveri contemporaneamente. Quindi siamo in una contraddizione ovviamente enorme. Io ho già preso la parola, sono Antonio Cocozza, porto i saluti del rettore dell'Università Roma III, il professor Massimiliano Fiorucci, della direttrice Paola Perucchini. Abbiamo accompagnato dall'inizio l'esperienza dell'Alta Scuola di Sociologia e quindi siamo direttamente coinvolti nella gestione delle varie fasi di questa settimana che ci vedrà presenti con partecipanti vari. Allora, non aggiungo altro, recuperiamo sul tempo e in orario diamo la parola al professor Franco Ferrarotti. Franco Ferrarotti è stato già presentato per sommi capi, non c'è bisogno di una presentazione perché rappresenta la sociologia in Italia. Prego soprattutto di scusare la raucedine mattutina del vegliardo. Questo, e in più il tema che, cui dovrei parlare, spero non in maniera esauriente, tecniche e società, è in effetti molto difficile, direi ambiguo, e come tutte le cose ambigue è anche inesauribile. Io sono molto, molto felice di prendere la parola però qui in questo istituto Sturzo. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di conoscere Sturzo, Luigi Sturzo, nell'immediato dopoguerra, negli anni 50, e con lui ho avuto animose, splendide, fervide discussioni. Sì, tutti voi conoscete, naturalmente, chi non lo conosce è pregato di andare subito a prendersi il libro, il suo testo fondamentale, Luigi Sturzo, la società, sua natura e sue leggi. Io gli dicevo che in fondo non si può più studiare la società
come tale, come la Hegel. E che, ma io sono storicista, mi dicevo. Sì, certo, ma è uno storicismo edulcorato dagli imperscrutabili interventi della Divina Provvidenza. Ma c'era però fra noi una consonanza profonda, persino quando io ero ancora negli Stati Uniti nel 52 del secolo scorso, nel 1952, quando tentò questa straordinaria operazione Sturzo, sdoganare i voti monarchici per il Comune di Roma, avere un sindaco di Roma forte e così via. E allora devo ammettere che io scorsi in lui le origini, parlo sempre di Luigi Sturzo, a Caltagirone, al contrario, contrariamente a molti nostri politici improvvisati di oggi, che poi sono politici, politicanti, insomma. E Sturzo aveva iniziato la sua carriera come consigliere comunale di Caltagirone, quindi aveva questo senso comunitario della radice profonda, della possibilità, cioè di non tanto interpretare, rappresentare la popolazione, ma essere dei rappresentanti veramente rappresentativi e non scadere mai nella pura e semplice rappresentazione teatrale, propagandistica, mercantile. E questa prolusione, però, questa apertura, io lo dico al Presidente, non è forse una vera e propria prolusione. Per me è forse... Temo che gli organizzatori a cui va il mio riconoscimento, il mio grazie, una volta di più a Roberto Cipriani e agli altri, a Bixio e così via, forse è più un riconoscimento del venerando principio accademico dell'anzianità, che a volte è chiamato, spesso, è chiamato a colmare le lacune dell'eccellenza scientifica. Questo è... Credo che sia necessario dirlo questo. La mia quindi cosa sarà? Sarà un esame di coscienza, pare che, ammesso che uno sappia dov'è la sua coscienza. Cioè, forse se io fossi più vanitoso di quanto non sia, potrei anche parlare di un testamento. Spirituale. A una certa età si pensa ai testamenti e devo dire che da questo punto di vista che noi non possiamo più considerare la società come un oggetto di analisi, la società come compagine assoluta, razionalmente analizzabile, senza sbavature, senza residui. E già Durkheim riprovava i fondatori ufficiali della sociologia, Conte e Spencer, della loro generalité, la generalité, perché bisognava studiare ormai le faits sociaux, i fatti sociali. Io qui non posso dimenticare un sociologo del tutto dimenticato, Jules Monroe, che ancora recentemente pubblicava un libro polemico fin dal titolo Les faits sociaux ne sont pas des choses, i fatti sociali non sono cose, mentre Durkheim diceva bisogna studiarli comme des choses, causalismo. Io credo che questo non si possa fare, e questa quindi è anche da parte nostra una specie di ritrattazione, tutti sanno qui, non può, certamente non voglio mancare di rispetto alla cultura dei presenti, ma le retractazioni di Agostino d'Atagaste, Sant'Agostino, le retractazioni, e del resto io ricordo anche però gli scritti di un altro pensatore nordafricano, Tertulliano era di Cartagine. E sono due pensatori che mi hanno spesso stimolato e in qualche modo mi hanno anche suggerito, qualche volta anche imposto duramente
delle linee di pensiero. E cioè, è un fatto che nel 1951, io mi scuso, vado molto in passato, oggi si vive nel presente immediato, io ho ancora questo senso del passato, è possibile averlo, sì. Fondamentale. Ah, magnifico, è fondamentale. Allora, nel 51 usciva il primo numero di una rivista a cui pensavo fin dagli anni 40, che si chiamava Quaderni di Sociologia. Credo che esca ancora, è una cosa incredibile. Ma io non pensavo avesse una longevità tale. Comunque, e lì dicevo una cosa molto semplice. Un piano di lavoro, il primo numero, c'era un piano di lavoro che al mio vice direttore, pensate, sapete chi era il mio vice direttore? Io avevo poco più di 20 anni, si chiamava Nicola Abbagnano, era il mio vice direttore, e lui non accettava, cioè l'accettava il mio piano di lavoro un po' con una smorfia. Abbagnano era un uomo sereno, sacrificava la vitalità alla serenità. Era un uomo greco in questo senso, io l'ho chiamato un greco in via Po. Via Po c'era l'Università di Torino dove lui per anni insegnava storia della filosofia. Cosa sostenevo? Niente, io dicevo semplicemente con la sfrontatezza del giovinastro, la sociologia è estinta in Europa e anche negli Stati Uniti. In Europa perché la filosofia sociale ormai si è sempre venuta sviluppando senza avvertire il bisogno del controllo empirico. Quindi filosofia sociale sì, ma non ricerca sul campo. Negli Stati Uniti è eccessivamente frammentaria. E perché frammentaria? Forse bisogna un po' d'acqua. Il prati, satis, prata, bibere, ma non è abbastanza, grazie. Negli Stati Uniti, a mio giudizio, a quell'epoca, la sociologia era estinta perché trafragmentaria, perché frammentaria? Perché rispondeva non a esigenze scientifiche di autonomia propria di una disciplina forte, autonoma, benché giovane, no! Ma alle cangianti richieste del mercato, i committenti. Diciamo la verità, anche Harvard, dove addirittura appena arrivato tal Cotparsos ha cambiato il nome di sociologia, che era quello dato da Sorokin, Peter M. Sorokin, l'ha cambiato in Department of Social Relations. E quindi la sociologia è perché bisogna unire la teoresi, la filosofia sociale, importantissima, con la ricerca empirica sul campo, controllo empirico. E questa, io voglio dirlo qui perché lo dicevo un po' inutilmente a Sturzo qualche volta, e cioè il primato della sociologia è la sua infermità e il fatto che è un impeto, un impulso filosofico necessariamente individuale e personale che però vuole tradursi in una proposizione scientifica intersoggettivamente vincolante. Questa è la bellezza del momento sociologico, eh. Io qui il presidente me lo ricorda, cioè noi partiamo da un impulso, da un senso del problema che è ovviamente, necessariamente individuale e personale, che però ha la grande ambizione, non in via puramente concettuale che diventa concettuologica, ma attraverso la ricerca empirica di diventare verità intersoggettiva, scientifica, vincolante. Intersoggettivamente, questo è qui era, a dire la verità, lo troverete forse in questa relazione che io lascerò naturalmente al professor Cipriani, era il sogno di Scipione. Voi sapete cos'è il sogno di Scipione? È un frammento mirabile, straordinario di quell'oratore orrendo che era Cicerone, nel De Repubblica. Nel De Repubblica Cicerone racconta questo fatto, il grande vincitore di Annibale a Zama, Scipione detto l'africano, Scipione, in sogno,
il sogno, parla al nipote Paolo Emiliano e gli dice, gli suggerisce, e alla fine il suggerimento diventa quasi un'imposizione, che la vita vera, buona, la vita retta è la vita che riesce ad unire la teoresi pura dei greci con la gravitas, con il pragmatismo costruttivo dei romani. Questo è il sogno di Scipione, è una cosa meravigliosa. E in qualche modo è quello che dovrebbe fare, cerca di fare la sociologia. E cioè non si tratta di partire da concetti essenzialistici. Non si tratta di ragionare per ragionare a tematismo puro. Devo dire che persino i giudizi sintetici a priori di Kant nelle sue tre critiche, ragion pura, ragion pratica e del giudizio, non vanno bene. Occorre rovesciare, qui mi permetto di dire, forse più che un testamento spirituale, o rovesciare l'impostazione originaria della filosofia europea occidentale, platonica, la episteme contro la doxa, partire dal basso, cioè invece dei concetti essenzialistici a priori, costruire concetti attraverso la ricerca sul campo, concetti operativi elaborati nel vivo farsi della ricerca, come credo abbia intuito a suo tempo, intravisto Max Weber. Max Weber è l'unico sociologo contemporaneo, direi moderno comunque, è morto nel 1920, insomma, vede questo bisogno di partire dal basso. E nella cultura italiana, se mi consente il Presidente, purtroppo questo concetto di cultura è rimasto un concetto molto essenzialistico e direi elitario. Un concetto quindi che escludeva la doxa, cioè l'opinione cangiante e miserabile dei più, dei polloi, della grande maggioranza. E naturalmente il nostro grande erudito, mi piace chiamarlo, di Pescasseroli, non poteva da questo punto di vista che considerare la sociologia come una inferma scienza. Il grande papa laico, come infelicemente lo definisce, in prigione, per carità, in ginocchio tutti voi, Antonio Gramsci nel suo carcere di Turin, il papa laico, Don Benedetto, grande proprietario terriero in quel di Puglia, scusate, se 35.000 ettari di buona terra coltiva vi sembra poco, pazienza, però un grande scrittore. Io invito tutti quelli che non l'hanno ancora letto di leggere della voluminosa agostiniana produzione scientifica di Benedetto Croce, di leggere ciò che racconta del terremoto e il terremoto di Casamicciola. Sono pagine stupende. Era un grande scrittore. Oso dire, era un grande giornalista, un mediocre filosofo, che divideva lo scibile umano in quattro comparti, no? Questo è tutto degno di un proprietario agricolo, l'estetico, l'economico, il politico e finalmente lo storicistico, l'intellettuale, cioè, inferma scienza. Ma tutte le scienze devono essere inferme. Lui non capiva, non, strumentalmente, concettualmente non riusciva a capire questo, del resto lo si vide molto bene nella recensione critica stroncatoria della traduzione che io avevo fatto di Veblen, la teoria classaggiata, il 15 febbraio, pochi giorni prima
da quando era uscita la traduzione dei Einaudi del 49, era uscita il 3 gennaio del 49, il 15 gennaio il vecchio Croce scatenava la sua stroncatura contro Weber nel Corriere della Sera, il 15, pochi giorni dopo, straordinario, che esempio meraviglioso, non capiva niente di scienza. Non sapeva, non riusciva a capire che ogni scienza ha da essere inferma per non erigersi in dogma e tradire se stessa come scienza. La scienza è inferma. E vedremo poi che questo punto, se ben ricordo, ne parlo dopo. Poco. Naturalmente la sociologia cos'è? Nelle due grandi categorie delle scienze, della scienza in generale, scienze dimostrative e scienze interpretative, naturalmente appartiene alla seconda, non solo per la sua natura ibrida, socius e logos, è molto vicina alla storia, sono come due sorelle, sapete, le lotte fra sorelle sono terribili. Comunque la grande differenza qual è? È che la storia è legata alla imputazione causale. Mi piace citarlo qui proprio perché siamo nell'Istituto Sturzo, Raffaele Petazzoni, lo storico delle religioni, diceva che ogni fenomeno è un genomeno. Così gli storici. E allora ogni fenomeno storico è un unicum e bisogna studiare le cause originali. Mentre la chiave interpretativa della sociologia è condizionale, non ha nulla a che vedere con l'imputazione causale, no, non va a vedere quali sono le ragioni, per esempio, specifiche della rivoluzione francese dell'89, le troppe spese della corte, Versailles, la vita lussuosa e lussuriosa dei re di Francia, non c'entra niente. Che cosa va a vedere? Si domanda il sociologo di fronte a quali condizioni esplode una rivoluzione e distingue. C'è la rivoluzione contadina, la rivoluzione operaia, c'è la rivoluzione tecnologica e così via. Questa capacità di la chiave interpretativa della sociologia è tipologico-comparativa e condizionale. Non ha nulla a che vedere con l'imputazione causale. Semmai fa valere il criterio della pluricausalità contro la monocausalità. Da questo punto di vista bisogna dire allora qual è, con questa chiave interpretativa oggi, cosa possiamo dire? Cos'è oggi? Il grande valore, lo sbarco sulla Luna? Certamente no. La fissione controllata dell'atomo che il buon Enrico Fermi ottiene per la prima volta nella palestra dell'Università di Chicago, dove io insegnavo in quell'epoca, perché il rettore si chiama Cancellieri, il cancelliere dell'Università di Chicago, chiamato Robert M. Maynard, non so, Hutchins aveva abolito la squadra di calcio dell'Università di Chicago perché non era abbastanza intellettuale, l'unica grande università negli Stati Uniti che non aveva la squadra di calcio. È tornata, tutti si tranquillizzano. Si chiamano i Maroons, i Marroni. E Harvard ce l'ha e così via, è tornata. No, non è, cos'era? Questo però è un'opinione del tutto personale. Il grande fatto oggi è che noi, senza accorgersene, siamo passati da una realtà, un concetto è una realtà di sviluppo storico diacronico a uno sviluppo storico sincronico. Non ci sono più popoli e culture negli scantinati della storia, sono usciti. Posso raccontare un esempio piccolo? Poi mi dica quando mi tiri la giacca quando devo finire, perché se no sa. Sono vissuto di chiacchiere. Voi tutti sapete chi era Antonio Labriola, l'unico professore riconosciuto da Benedetto Croce non laureato. Non aveva bisogno di laurearsi.
a Palazzo Filomarino viveva di rendita, per carità. E la Briola, a un certo punto gli domandano, Antonio la Briola, e non Arturo, Antonio. Antonio la Briola gli domandano, il famoso delle lettere a Engels, che ha criticato i marxisti, i letterati marxisti che non sono mai esistiti, sono letterati marxisti, perché in fondo li riteneva adoratori della divinità Darwin, Spencer e Marx, messi tutti insieme, non capivano niente, aveva ragione. Però gli domandano, scusi professore, se a lei arrivasse o adottasse o avesse come ospite un papuano, che cosa farebbe? Ah, per prima cosa gli insegnerei l'uso degli impianti igienici. In seconda cosa gli insegnerei l'uso delle posate a tavola, come si mangia, non si mangia con le mani. E a poco ne farei infine un uomo civilizzato, veramente un uomo europeo. Questo è il concetto storico diacronico, da stadio a stadio, dai boscimani, dai primitivi, la foresta amazzonica, gli indios amazzonici, fino alla civiltà europea. Questa concezione non è più valida. Piaccia o non piaccia, tutte le culture, i popoli, sono ormai assisi intorno allo stesso tavolo. E anche l'altro giorno il G20 a New Delhi, dove se la gente fa la pipì per la strada, a New Delhi il G20, tutti pronti. Cioè, mancavano Cina e Russia, però erano degnamente rappresentati. Questa è la novità del nostro tempo è che ormai tutte le culture, tutti i popoli, anche quelli che erano negli scantinati della storia, sono usciti, sono presenti, sono compresenti e interreagenti. Per cui qual è la prima, un sociologo anche a orecchio, qual è la prima conseguenza? Dialogare per sopravvivere. Non c'è alternativa. Al di là della forza dell'intelligenza che sta alla base del dialogo, non c'è che la forza brutta, lo scontro vitale, e nelle condizioni dell'età nucleare odierna non c'è più nessuna garanzia. Questo lo dico come un risultato oggi di una considerazione filosofica. Non abbiamo più alcuna garanzia circa la sopravvivenza del genere umano. E questo è, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo, per esempio, elaborare un nuovo concetto di cultura, un concetto di co-tradizione culturale. Capire che la tradizione non è tradizionalista. La tradizione può essere rivoluzionaria perché ci sono nella tradizione dei semi innovativi che non hanno ancora trovato modo di inverarsi sul piano politico-pratico. E qui devo dire una volta di più, con Sturzo ho avuto dei buoni scambi. E qualcuno dice, un modesto, ma non tanto, insomma un modesto funzionario del Dipartimento di Stato, Francis Fukuyama, ha proclamato che non si tratta più di sviluppo storico diacronico, o come io dico, sincronico, ma che ormai la storia è finita, la fine della storia. Francis Fukuyama non si accorgeva che proclamare la fine della storia è ancora un fatto storico, è un atto storico. L'essere umano, uomo, donna, l'essere umano è un essere storico, fa, medita, decide, e quando decide di non decidere è una decisione. Le più grandi decisioni sono quelle che si presentano come non volontà di decidere nella decisione. E si può dire che da questo punto di vista ci sono delle conseguenze. La prima conseguenza era ormai la fine, l'agonia
una fine prolungata, un'agonia lunga, non è una malattia fulminea, invasiva, no? È lo Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione è una splendida, beh, no, eccessivo, no, splendido, no, ma insomma è una buona invenzione del tardo Settecento alla fine delle guerre di religione in Europa con la pace di Vestfalia, 1648, nasce lo Stato-Nazione. Non basta più! Bisogna dirlo ai sovranisti, anche al governo di oggi. No, siete in ritardo perché lo Stato-Nazione è troppo macchinoso, burocratico per un contatto vitale diretto con le sue comunità di base. Questa era l'intuizione di Olivetti. Ma è anche troppo debole per dar corso ai grandi investimenti richiesti dalla tecnologia attuale. E quindi bisogna rassegnarsi, accettare delle costruzioni sovrastatuali, NAFTA per esempio, Messico, Stati Uniti, Canada, la Federazione Russa, l'Unione Europea, qualcuno in vena, io non lo sono, ma in vena di barzellette si potrebbe pensare solo al Berlusconi, 27 paesi in cerca d'autore. È un titolo di Pirandello, lievemente modificato. Vabbè, siamo tutti migranti, questa è la cosa. Allora c'è un momento di... c'è questa compresenza, questa concezione sincronica dello sviluppo storico, questa compresenza di culture e popoli fino a ieri esclusi, dà luogo a che cosa? A movimenti straordinari, con cui bisognerà fare i conti per i prossimi decenni. La cosa mi interessa poco, ma come potete capire, ma la cosa straordinaria, si parla di immigrati, ma no, siamo tutti migranti, movimenti anche all'interno della stessa cultura, non solo, ma c'è una specie di processo di redistribuzione che fa parte proprio della situazione planetaria in cui oggi ci troviamo a vivere. E visto che trattiamo questo, direi, facendovi grazia di alcuni passaggi intermedi, arrivo immediatamente a una sorta di conclusione. Come mai c'è questa cecità? Paesi senescenti con un bisogno estremo di energie nuove si oppongono sentimentalmente o irrazionalmente all'immigrazione, al diverso. Il Mediterraneo sta diventando, e lo ha detto Papa Francesco, io sono pienamente d'accordo, un cimitero a cielo aperto. Sono grandi responsabilità per cui l'Europa sarà chiamata a pagare. Proprio i paesi che hanno più bisogno di nuova manodopera sono cose. Come mai? Qual è il principio guida dei paesi sviluppati e di quelli che si dicono in via di sviluppo oggi? Il principio guida mi pare di riconoscerlo, ad ascoltare anche i nostri politici, il principio guida del mondo di oggi è l'innovazione tecnologica, la tecnica. Momento, io non sono contro la tecnica, senza essere seduto tranquillo come se fossi in salotto nell'automobile di Pasquale, di Salvatore Di Riso, io non sarei neppure potuto arrivare qui benissimo, l'acqua calda, meraviglioso. Nessuno, perché nessun neoluddismo da parte mia, sono stato accusato, no, non mi interessa. Però come principio guida l'innovazione tecnologica, non guida da nessuna parte, non ci dice da dove veniamo, dove siamo, dove andiamo. Non è capace, non è. E perché? Perché la macchina, la tecnica, la macchina funziona. L'essere umano pensa,
dubita, indugia, decide eventualmente. La macchina ripete se stessa, ha una grande capacità di controllare le proprie operazioni interne, la propria funzionalità. La macchina ha questa capacità, ma non può trascendere se stessa, quindi cos'è? È una perfezione priva di scopo. Per questo una società può essere tecnicamente molto avanzata, progredita e umanamente impoverita, essiccata, imbarbarita. Perché il progresso tecnico, importante, non garantisce nulla a proposito del progresso morale, il progresso di coscienza. Addirittura nella sua apparentemente indefinita e infinita capacità di movimento, di ripetizione di se stessa, questa sameness, no? Questa identità, questo passaggio dallo stesso allo stesso, questo eterno ritorno dell'identico, che è il funzionamento meccanico. Non può nulla. Qualcuno ha scritto recentemente tutto è numero, d'accordo, sono anche d'accordo, Pitagora l'aveva già detto, ma non tutto è numericamente misurabile, non tutto è riducibile al movimento tecnico, all'eterno ritorno dell'identico. La macchina certamente funziona, la macchina si accende, si spegne, si riaccende. L'essere umano è vivo o è morto? Straordinario, senso del limite. La morte è magnifica, straordinaria, perché ci dà. I greci avevano, per parlare dell'uomo, avevano almeno due grandi. Uno era anerandros, il genitivo andros, Andrea, Andreios, è l'uomo valoroso, no? Quindi chiunque si chiami Andrea deve provarlo di essere valoroso. Aner andros, l'altro nome naturalmente comune, Anthropos. Se voi leggete i testi classici della nostra Grecia non, classica, il termine usato per indicare gli esseri umani è thanetos, immortali, costantemente. Medegagan, nulla in eccesso. E i latini ricantavano ne quid nimis, nulla in eccesso. Magnifico. Non solo. Oggi noi siamo di fronte a due logiche che si combattono. Una sta già perdendo, l'altra sta trionfando. La logica del libro della lettura, la lettura lenta, la lettura sulla pagina scritta riga per riga, paragrafo, al termine del capitolo, tornare all'inizio per vedere se non ci sia una contraddizione. Stupendo. La lettura lenta, la lentezza è fondamentale. E poi l'altra logica, la logica dell'audiovisivo che sta vincendo, trionfando. Io ho visto anche venendo qua, ne parlavo con Di Riso, ho visto l'ennesima edicola chiusa, sono sempre in ferie, sono falliti, sono fuori dal giornale, a parte alla pagina, la carta stampata, c'è il segnale. Cioè poi ci si meraviglia se un ragazzo, un ragazzotto che cresce col suo bravo tablet in mano eccetera spara qualcuno, dice ma io non volevo mica uccidere, non riesce più a distinguere la realtà reale, resta la cosa dalla realtà virtuale. Ci si meraviglia, ma è normale. Forse stiamo, il sociologo di domani è già oggi, almeno nel pomeriggio dovrà impegnarsi a descrivere questa regressione in nome del progresso tecnico. Questa regressione dall'Homo sapiens alla simia incipiens. Perché in fondo
la comunicazione, ma c'è la comunicazione elettronica, si dice, che tiene insieme planetariamente tutti, siamo tutti informati. Io una volta ho scritto un libretto intitolato Un popolo di frenetici informatissimi idioti, ha avuto molto effetto, certo, cioè, per modo di dire, ma insomma, cosa significa questo? La comunicazione elettronica ci tiene insieme, la società è un'insiemità, d'accordo, non è più una compagine razionale assoluta senza sbavature, senza, benissimo, la si studia solo, non più i fatti, neppure i fatti alla Duca, oggi si studiano le relazioni tra i fatti, il condizionamento fra i vari aspetti del sociale, ma è tenuto insieme da che cosa? Della comunicazione elettronica. Errore mortale! La comunicazione elettronica è magnifica, è rapida, è interplanetaria, ubiqua, ma è autoreferenziale. Questo è il punto che nessuno pensa, non viene mai sottolineato. La comunicazione anche televisiva, cioè tutti sanno, sì, tutti sanno, non sanno niente. È autoreferenziale. Il legame sociale sta scomparendo. L'amicizia senza tornaconto individuale. Forse è meglio che finisco qui. No? Vabbè, allora ancora dico una cosa, posso? Naturalmente noi siamo rappresentati, abbiamo la fortuna di vivere in un paese formalmente, ineccepibilmente democratico, in cui però la democrazia, secondo i miei colleghi, adesso ne parlo ridendo, non quando erano vivi, Giovanni Sartori e Norberto Bobbio concepivano la democrazia come pura procedura, ma la democrazia è anche un contenuto, non è solo procedura. L'origine, il diritto al voto, non solo in Inghilterra, ovunque, ha voluto dire battaglie, sangue, manifestazioni violente per ottenerlo. La democrazia è procedura, certamente, questo ce l'abbiamo, ma è anche un contenuto. Quale contenuto? È il contenuto che parte dal nucleo vivo del sociale, che è la comunità di base, dove la gente vive, muore, lavora, ha dei rapporti non utilitari, ma basati. Io quando sento i nostri politici, beh, prendiamo, vediamo come va lo spread, come aprono i mercati, vediamo Wall Street, il Nasdaq, quelli tecnici, poi c'è il Dow Jones, ma poi Standard & Poor's, chissà come aprono i mercati. Politici, gruppi politici che hanno il potere in mano, che stanno a vedere, a guardare con angoscia, con interesse angoscioso a volte, come aprono i mercati. Un'economia di mercato così forte, ma un momento, il mercato è legittimo come foro di negoziazione e di contrattazione, sperabilmente fra fattori, personalità giuridiche interagenti sullo stesso piano, d'accordo? Ma quando una economia di mercato è così forte come oggi, che i politici devono aspettare come apre Wall Street e come vanno le valute, quanti rubli per un dollaro, wow. E allora c'è da temere che questa forte società di mercato trascimi e trasformi tutta la società in società di mercato, una società in cui tutti i rapporti siano basati sul calcolo utilitario, non è più una società. Arrivo a dire che non è neppure quello che temeva Thomas Hobbes, il bellum omnium contra omnes, è piuttosto ormai homo homini lupus. C'è un dubbio, io sospendo un dubbio sul fatto che possiamo oggi parlare ancora di una società. Forse il momento utilitario ha indebolito in maniera gravissima, forse irreparabile, il legame sociale.
bisognerebbe avere almeno, io faccio solo un accenno, perché almeno un nuovo concetto di storia dal basso. E noi abbiamo il concetto di storia classico Erodoto e Tucidide, evviva, guerra del Peloponneso, ottimo. Secondo, lo storicismo elitario, che in Italia è Croce Gentile, eccetera, è la storia dei vertici, che è ancora dominante. E poi l'unica eccezione in Europa, lo dico con grande piacere e riconoscenza, è un gruppo che si trova in Boulevard, a Spy, a Parigi, nella Maison de Champs de l'Homme, e si chiama Les Annales. Gli annali fanno la storia dal basso, fanno la storia dei villaggi, fanno la storia della quotidianità, di quello che pensa la gente, ma non per tirarne fuori un talk show televisivo orrendo, del resto degno del postribolo televisivo. No, ma per le Ruola di Ri, per esempio, per capire esattamente la mentalità media, questa storia dal basso. Dobbiamo inventare, elaborare, pensare, noi sociologi, un nuovo storicismo, una storia dal basso. Poi, altro problema, dialettica, abbiamo tre dialettiche. Abbiamo la dialettica classica aristotelica come ars disserendi, cioè la dialettica come arte del discorso. Lo so che voi state pensando a Michel Foucault, l'ordine del discorso. Una cosa che va oltre, mi dispiace per Foucault, anche lui è morto, però, caro amico, ma Michel Foucault era in ritardo, era in ritardo rispetto ai classici. Una dialettica, secondo Hegel, la dialettica cioè non basata sul principio di non contraddizione di ciò che è, non può non essere, al contrario, una dialettica concreta per cui Hegel dice nulla è, tutto diviene. E quando io parlo del seme, vedo già il seme che marcisce, ma vedo già il fiore, il frutto, la foglia, eccetera. Questa è la concreta. E infine però, questo è un capitolo aperto, una terza dialettica che io chiamerei il rapporto misterioso, strano, fra l'io e l'altro, la dialettica relazionale, la dialettica dell'altro. Non lo so, io ci sto pensando, sto anche scrivendo, naturalmente con l'altro posso fare, non so se avrò il tempo o le forze intellettuali necessarie. La dialettica della relazione, perché quando noi oggi dobbiamo riscoprire che l'io non marcisce in se stesso, se io, questa è una grande verità intravista da Gesù di Nazareth, cioè l'altro, non solo l'altro importante, non solo non devo fare agli altri quello che non devo fare, non solo devo accettare, devo amare i nemici, questo è un po' eccessivo, non ho mai capito, amare, devo comunque tentare, amare il rischio del rapporto con l'altro, sapendo che trattare con l'altro è come entrare in terra sconosciuta, misteriosa, pericolosa. Questa terza, io spero che questo possa arrivare a farlo, ma non so, forse no. E noi in questo senso recuperiamo il grande insegnamento dei nostri classici greco-romani, di cui siamo eredi, forse indegni, nequid nimis, meden aga, nulla in eccesso, senso della misura. Age quod agis, bisogna dire ai giovani, fai quello che fai! Concentrazione, oggi invece tutta l'enorme massa di informazioni, di sollecitazioni, di possibilità, il multitasking, tutto è quasi una congiura per deconcentrare e istupidire gli esseri umani. Terzo punto, festina, lente, affrettati lentamente. È uno simbolo, certamente è una contraddizione. È la contraddizione per cui noi possiamo vivere.
e scoprire che cosa? Scoprire non i diritti umani, che parla la Nazione Unita, ma scoprire in questo tremendo passaggio dalla hominitas alla humanitas, scoprire il diritto di umanità. Diritto di umanità, diritto di umanità. Per cui, in base al quale, ogni essere in sembianza umana, quale che sia, il colore della pelle, la forma degli occhi, il tipo di capelli, lisci o crespi, ogni essere umano è un essere umano, è titolare di un diritto di umanità per cui va accolto, riconosciuto, rispettato sul piano storico, politico, nella cronaca e nel pensiero più astratto e più elevato. E oggi noi invece, se leggo i giornali, ascolto raramente, per quanto ho detto, la televisione. Del resto ormai io non ho cambiato il decoder, si chiama decoder, e non cambiando il decoder non vedo più niente meraviglia. Cioè, oggi noi siamo sempre più simili al viaggiatore di Marco Aurelio, ricordate? Il viaggiatore di Marco Aurelio, il quale decide di partire, e parte. Il viaggiatore Marco Aurelio parte, va, cammina di buona lena, ma intanto dimentica la meta del viaggio. Grazie. Come i vecchi cavalli di una volta, io vedo che in fondo, arrivato al 45esimo minuto della, siccome ho insegnato per 55 anni alla Sapienza, che allora non si chiamava Sapienza, era l'Università di Roma, i vecchi cavalli si fermavano di colpo davanti, era l'ora della biada e del fieno. Io devo dire, al 45esimo minuto, mi dispiace, Presidente, io mi fermo come un vecchio cavallo da solo. Grazie. Bene, un intervento molto ricco, c'è parecchie pagine, pieno di stimoli, avremo modo di poter visionare. Poi al professor Cipriani, ci penserà lui. Oppure glielo mando poi per... Sì, via mail. Dice, io non lo so fare, ma... Per posta elettronica. Grazie molto. Grazie professor Ferrarotti. Due considerazioni, poi... Abbiamo qualche minuto per qualche domanda, qualche osservazione. La ricchezza della relazione ci impedisce di fare una sintesi, ma neanche è l'intenzione di fare una sintesi. Però volevo richiamare quattro punti velocemente. Il primo punto è quello che, richiamando Croce, la sociologia si vede come scienza, inferma scienza. Ma come dice giustamente il professor Ferrarotti, tutte sono inferme scienza, anche perché non possono essere basate su un dogma, ma su un riscontro empirico, in particolare la sociologia. Allora, il pericolo che noi viviamo in questo momento da parte di alcune branche della sociologia è quello di soggetti che sono alla ricerca di paradigmi più consistenti e quindi si rivolgono agli economisti, ai giuristi, per avere un paradigma più forte. Qui i giuristi a loro volta si rivolgono ai matematici. I matematici però devono fare i conti con i fisici ed ecco che entra in campo la fisica quantistica che corregge tutto e riporta in auge il principio della indeterminazione. E quindi la determinazione è impossibile e per questo motivo tutte... Heisenberg. Per questo motivo tutte le scienze sono scienze probabilistiche, non c'è più nessun nesso causale. Seconda considerazione da portare a casa, si passaggio dallo sviluppo diacronico allo sviluppo sincronico. Questo è un passaggio importantissimo perché, come giustamente è stato detto in una chiosa nella conclusione di quel passaggio, questo ci impone il dialogo per sopravvivere. Nessuno si salverà da solo. Quindi è un passaggio fondamentale.
Il terzo passaggio, il principio guida che deve governare i processi di innovazione tecnologica, cioè cosa? Il progresso etico e morale. Non possiamo lasciare la tecnologia da sola. Va governata. Ma va governata, va governata. Infine la democrazia. La democrazia è sì procedura, ma è sostanzialmente contenuto relazioni e dunque lo specifico della ricerca sociologica cosa può riguardare? Può riguardare il ruolo delle istituzioni, la solidarietà, i legami sociali. Questo è lo specifico nostro e non ci possiamo far entrare, non possiamo far entrare su questo campo altre discipline come gli stessi economisti stanno tentando di utilizzare strumenti sociologici per spiegare alcuni fenomeni che la teoria economica non è in grado di spiegare. Perché? Perché si occupa essenzialmente della dimensione quantitativa, ma non tutto è possibile, come giustamente è stato ricordato. Non tutto si può misurare, non tutto si può valutare, anche se bisogna tener conto delle trasformazioni. Bene, ringraziando ancora una volta il professor Ferrarotti, abbiamo qualche minuto per qualche osservazione. Sì. Domande, osservazioni, considerazioni? Certo, di fronte a un mostro sacro come il professor Ferrarotti. Scuso, certamente questo grande silenzio è una critica radicale, vuol dire che in effetti io mi rendo conto abbiamo toccato problemi che si vengono adesso sviluppando e quindi è giusto sospendere per il momento il giudizio, non l'analisi. Nella seconda parte di questo mio scartafaccio parlo proprio poi dei difetti della sociologia così come oggi la conosciamo. Certamente c'è una inappetenza teorica di fronte. C'è anche il problema che nella cultura italiana soprattutto, ma non solo nella nostra cultura, la sociologia è ancora isolata, è ancora separata dal resto e non si vede. Non voglio dire adesso, non voglio confrontare il sociologo con un calciatore. Si sa che se muore un calciatore se ne parla la televisione, tutti i giornali, eccetera. Se muore un sociologo un po' di meno, perché forse c'è meno da dire. Forse i polpacci sono più importanti delle teorie sociologiche, d'accordo. Però sta di fatto che noi oggi dobbiamo accettare ciò che Croce non accettava mai. Che io ho avuto la fortuna... È una fortuna, è semplicemente un prodotto della longevità, immagino, ma ho conosciuto Elena Croce, che abitava in Via delle Madonne qui a Roma, vicino al corso Bruno Buozzi, no? Tutti sanno dove è Viale Parioli. E la Elena Croce mi diceva del padre, che era intransigente, che era molto... In questo forse aveva qualcosa di papalino, dal punto di vista dell'infallibilità. Ma Papa Francesco, devo dire, dà prova di non credere di essere infallibile. Insomma, questo è. Ora, a parte questo, devo dire, oggi come oggi, interessarsi, occuparsi di sociologia e di analisi sociologica del mondo moderno e dei rapporti fra tecnica e società, è stupendo perché impone allo scienziato di essere veramente scienziato, cioè di non credere di poter emettere, elaborare leggi universalmente valide, necessarie e necessitanti. Noi possiamo soltanto avanzare, elaborare delle verità approssimative, aperte. E questo mi pare... Questo atteggiamento antidogmatico dovrebbe riaprire le porte al discorso fra l'intelligenza rispetto invece allo scontro fra forze brute, perché l'unica, oggi sono convinto, l'unica via di salvezza non è altro, non può essere altro che il dialogo, non razionalmente ma anche solo ragionevolmente concepito. Faccio valere anche. Prego, signora.
il microfono. Forse si sente, ma con questo si sente molto meglio. Grazie. È una domanda abbastanza complicata in questo momento particolare, in cui la violenza ha permeato tutte le attività umane. E io vedo, ma forse mi sbaglio, una strettissima connessione tra l'uso delle nuove tecnologie con l'uso e il diffondersi della violenza, in particolare tra le giovani generazioni. E le soluzioni che si stanno cercando, quelle ovviamente del carcere per i colpevoli, responsabili di atti violenti, ma la domanda che può, cioè, a monte si dovrebbe intervenire per prevenire questa nuova ondata di violenza. Il professore Ferrarotti, 50 anni fa immagino, aveva lui iniziato a studiare la genesi della violenza. Era un periodo molto particolare in cui la violenza era di carattere politico e nasceva da un'idea che si contrapponeva a quella che era la società industriale e la politica di quell'epoca, che era una politica fondata proprio sull'economia e sullo sviluppo sfrenato dell'economia. Domanda: cosa ha prodotto tutto questo? Lo sviluppo sfrenato dell'economia e lo sviluppo sfrenato delle nuove tecnologie ha portato ad annullare la capacità di pensare, la capacità di riprodurre rapporti veramente umani, l'uno e l'altro. L'altro è un nemico, è la persona l'ostacolo da superare. E questa necessità che si trova nella nuova politica di tutto il mondo, peraltro, di competizione, a me sembra l'elemento fondamentale della genesi della violenza. Volevo un suo parere. Molti doni della longevità. C'è anche quella della relativa sordità. Io sono un sordastro tipico. Con quel che si sente in giro dicono tutti che sia un privilegio, io non lo so. E se ho capito bene quanto ha detto il Presidente, magari potrebbe riassumere. Io intanto la ringrazio per il suo intervento, ma lei ha parlato soprattutto della possibilità di prevenire, vero? Beh, io non ho, i sociologi che dicono di averla mentono sapendo di mentire, io non ho la sfera di cristallo, non so, prevenire è molto difficile, intanto è compito soprattutto dell'analisi sociale di accertare, però per rispondere a lei direi che come direi opinione puramente personale, no? Che c'è un problema di redistribuzione, perché l'innovazione tecnologica è cumulativa e tende tende proprio a dar ragione a Marx sulla teoria della miseria crescente, che aveva torto dal punto di vista a breve scadenza, media scadenza, ma a lunga scadenza forse non aveva tutti i torti. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi c'è, per via dell'innovazione tecnica, una tendenza soprattutto all'accrescimento, all'accumulazione lineare. Questo per esempio per l'Italia significa, mi limito solo al caso italiano, significa un problema enorme di redistribuzione.
è perché i ricchi sono sempre più ricchi e meno numerosi, e i poveri, parliamo così in generale, sono sempre più numerosi e sempre più poveri. Quindi c'è un problema. Lei pensa che l'Italia, dal punto di vista demografico, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, che non sono perfette, tuttavia rappresenta l'1% l'Italia, la sua popolazione, circa 65-70 milioni, l'1% della popolazione mondiale, che oggi è arrivata a sfiorare fra i 7 e gli 8 miliardi. L'1% della popolazione mondiale dal punto di vista demografico, però possiede l'Italia il 5% delle risorse planetarie. Ma questo 5% di risorse planetarie è nelle mani del, diciamo, 10% delle famiglie. Quindi c'è un problema proprio di redistribuzione. Non voglio con questo portare acqua, per carità, mi scuso, si tratta di cronaca miserabile, insomma, al reddito di cittadinanza, che secondo me è semplicemente la degradazione del cittadino a mantenuto. Non voglio entrare su questo problema. Però c'è un vero problema di squilibrio. Il ritorno alla saggezza dei nostri antichi padri analfabeti, in sostanza, è anche dalla grande cultura greco-romana a cui ho già fatto cenno. Il ritorno è dovuto proprio al recupero, alla riconquista della consapevolezza che non ci può essere vero sviluppo se si mettono a repentaglio le condizioni minime ecologiche per l'equilibrio delle comunità. Questo è il punto. Cioè, d'altra parte, ammetto che lo sviluppo tecnico come tale non può che essere cumulativo e accrescitivo. Io la ringrazio perché la sua domanda deve essere presentata. Per il nostro fondatore ufficiale, che è Auguste Comte, è vero? Che devo dire, poi a leggere la vita di Comte c'è da spaventarsi, perché era certamente, se non paranoico o schizofrenico, era certamente folle. Comunque, savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Sapere per prevedere, prevedere per agire. Troppo è facile allora. Lui credeva. No, non è oggi. Oggi dobbiamo fare i conti con una moltitudine, con una compresenza culturale per cui tutti i concetti di cultura nostra, eredità, non valgono più. La compresenza esige nuovi concetti, nuovi atteggiamenti, nuove pratiche. Purtroppo anche lei l'ha detto, e io sono d'accordo con lei, anche una nuova responsabilità nei gruppi politici dirigenti. La ringrazio, signora. C'è ancora una domanda? Prego, professore. Merci beaucoup, professeur Ferrarotti. Je vais me permettre de poser une toute petite question en français. Ma maîtrise de la langue italienne est trop limitée. Alors, Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, pensait qu'il fallait analyser les faits sociaux comme des choses. Max Weber pensait le contraire. Che pensa Franco Ferrarotti? In sintesi, Durkheim studia i fatti sociali come delle cose. Max Weber è il contrario. Mia cara, lei tocca un nervo proprio, guardi. Io ho passato quasi, posso dire ormai, lo dico, la vita a cercare di comprendere il nesso fra il causalismo sociocentrico del vecchio professore di Bordeaux, che poi è Franco Alsaziano. Lui, già nel nome c'è la sociologia, c'è questa mistura, questa mescolanza incredibile di questa ultima scienza che nella sua infermità trova la ragione del suo primato. Weber, Max Weber non era... Lei sa che... Dunque, Max Weber,
con cui mi sento molto vicino da molto tempo, ma le dirò perché. Max Weber era economista e giurista, soprattutto, e anche molto storico, grande storico, non sociologo. Fu tra i fondatori della Gesellschaft für Soziologie e non ne ha mai fatto parte. Fondatore della Società dei Sociologi Tedeschi. Non è mai stato membro di questa società. Era un uomo straordinario. E poi a un certo punto ha avuto un esaurimento nervoso, per cui era professore, non ha mai più insegnato, stava male, stava per morire. E ha scritto una quantità enorme di libri, di cose. Ed è morto giovane, 56 anni. È morto per un Covid, cioè per la spagnola, dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1920, 56 anni. Se fosse vissuto più a lungo, credo che mi avrebbe battuto quanto a numeri di volumi scritti. Ma qual è la... Durkheim era un pedagogista, diciamo la verità. Durkheim è quello di cui avremmo bisogno oggi per i giovani di oggi, non solo italiani, ma europei. Era soprattutto un educatore. Quindi lui voleva toccare con mano il fatto sociale. Ma sapeva che il fatto sociale, i grandi fatti sociali, per esempio l'amicizia, la stima, il dolore, eccetera, non sono numericamente misurabili. Tra l'altro non tutto lo scibile è misurabile, per fortuna è numericamente misurabile. E allora quest'uomo cosa fa? Ha questo enorme esaurimento. Però prima fa il militare, addirittura alla mensura. Lei sa che gli studenti universitari tedeschi di una volta avevano tutta una ferita sulla guancia, si chiamava mensura, ed era una ferita determinata da un duello. Dovevano provare la loro, diciamo, mascolinità, la loro virilità, nel senso proprio attraverso un duello, quando erano all'università. E lui aveva la mensura, tutto. E la madre, quando l'ha visto lì, era quasi schiacciata. Poi questa stessa madre... Il padre era membro della dieta a Berlino, abitava a Berlino, ma lui invece abitava a Monaco. Vuole andarlo a trovare a Monaco, ma il padre non vuole, perché tra Max Weber e il padre c'era una incomprensione esistenziale, radicale, totale. È molto bello, quando uno ha questa... perché i padri pesano, adesso non voglio citare Jean-Paul Sartre quando dice: per fortuna mio padre è morto giovane, ufficiale in Indocina, non ha avuto il tempo di schiacciarmi. Questo, leggete questo, l'unico libro stupendo di Sartre. Io gliel'ho detto, che noi ci vedevamo qui a Piazza Navona a mangiare il gelato sotto gli occhi grifagni della Simone de Beauvoir. Allora, dicevo: ma che bello, quelli io, Lemoine, eccetera. A lui ha avuto il premio Nobel, l'ha rifiutato. Io gli ho detto in maniera cattiva, stavolta i sociologi: ma dovevi rifiutare anche il premio Stalin, non basta rifiutare il premio Nobel, bisogna rifiutare. Mentre lui aveva accettato il famoso premio per la pace, sa. Tutti i criminali devono mettersi la coscienza posta a buon mercato, premio più, premio meno. Quindi siamo in presenza di due... Però lei dice una cosa molto importante, perché hanno cose tutte diverse, ma in comune una cosa... No, io poi voglio finire questa storia del padre del coso, perché quando il padre, la madre, cioè da Berlino, vuole andare a vedere sto figlio a Monaco, e il padre è contrario, e lei ci va lo stesso, e del padre di Weber, del padre, ma non si sa più nulla, non si è mai più saputo nulla. Queste sono cose, diciamo che sono cose tedesche, ecco. Però dov'è che hanno un nesso? Dove c'è un... c'è? Sono, sa cosa sono? Sono degli assistenti sociali e sono degli educatori, dei pedagogisti sotto mentite spoglie.
c'è un libro di un certo Hennis, tradotto da... Io ho scritto anche, credo, la prefazione, ma ne ho scritte talmente tante. Sì. Hennis dice Max Weber Fragestellung, cioè il problema di Max Weber. Il problema di Max Weber è chi sono i tedeschi, cosa diavolo fa, che lui era quello che io ho chiamato il Tonio Kröger della sociologia. Tutti sapete che Thomas Mann ha scritto questo splendido volumetto, romanzetto, intitolato Tonio Kröger, madre italiana e padre tedesco. Lui era così, mezzo mediterraneo e mezzo prussiano. Lui voleva, sotto sotto, sa che a che cosa non gli andava a Weber? Che la politica del mondo non fosse più fatta a Berlino. Ma non era un pangermanista, non era un nazionalista come il suo nemico accademico von Streitschke. Streitschke era, Heinrich Streitschke era il suo nemico, proprio un nazionalista, cioè proto-nazista, eccetera, eccetera. No, però, e poi Durkheim viene a morte anche lui molto, molto presto per via del figlio morto nel 17, mi pare Verdun. E viene a morte, e anche lui viene a morte. E beh, però hanno tutte e due in comune questa radice. E Max Weber, d'altra parte, ha questo enorme problema. Lui non lo vorrebbe accettare, ma che c'entra, è morto, diciamo quello che vogliamo, da Kierkegaard, la questione di Dio, il rospo, la questione di Dio, dice Søren Kierkegaard, è il rospo che abbiamo in gola, che non va né su né giù, ce l'abbiamo lì, e lui è morto con questo problema dell'etica protestantica vissuta, che cosa fa? Produce il capitalismo. Esistono, sono due, mi piace molto questa tua domanda, perché sono due personaggi molto lontani apparentemente. Se uno legge i libri, i manuali, il mio trattato, che è stato trattato troppo bene da Bixia, allora pensa che siano diversi, uno il destino della ragione, l'altro studiare i fatti come cose, hanno lo stesso problema. Qual è il senso della convivenza umana su questo pianeta? Grazie. C'è ancora la professoressa Capogno. Prego. Professore, grazie. La domanda è rapidissima. Sarebbero tante le domande, ma mi soffermo solo su una in maniera molto sintetica. Lei ha rappresentato in maniera magnifica la crisi della società, la crisi del sapere, la crisi della relazione, la crisi della sociologia, e in un tempo in cui i riferimenti concettuali classici non ci aiutano più ad interpretare la crisi attuale, e in un tempo in cui anche deriva quantistica, quantofrenica, diciamo così, penso anche allo sviluppo di metodi di ricerca molto attenti al dato, la sociologia computazionale per esempio, mi sembra che, e volevo sapere la sua opinione, ci sia sempre tanto più bisogno di competenza sociologica forte, pura, di ricerca, ma anche di competenza sociologica trasversale ad altre professioni, e mi sembra che abbiamo sempre più difficoltà a trasferire questa competenza nelle aule, quindi le chiedo, secondo lei oggi come cosa si dovrebbe insegnare nelle aule per formare nuovi leve di sociologi? La ringrazio perché la sua domanda è molto importante, per quanto ne ho capito la sua domanda è importante. C'è un punto fondamentale che ho sviluppato nella seconda parte del mio scartafaccio, che naturalmente non ho creduto di infliggervi, anche per... Non bisogna abusare della pazienza degli ascoltatori. Però non c'è dubbio che la sua domanda è importante, perché va al cuore della sostanza della sociologia. La sociologia, ho detto che era naturalmente
apparteneva alle categorie delle scienze interpretative e quindi faceva più riferimento all'ermeneutica che non alla matematica, mentre quelle dimostrative sono le famose scienze del CDD, come dovevasi dimostrare, così te. No, questo è, sono stato troppo corrivo, poi non ho trattato bene questa cosa, ma c'è una ragione per cui la sociologia c'è. Per esempio, per quasi 100 anni, per quasi, beh, un po' meno, e i sociologi si sono, non solo negli Stati Uniti, ma si sono cosparsi il capo di cenere, hanno, a capochilo di fronte alle scienze esatte, dette esatte, le scienze della natura, hanno cercato di quantificare i metodi quantitativi. I metodi quantitativi sono importanti, però a Chicago io avevo modo di dire, con grande scandalo dei miei ascoltatori, e devo dire che in fondo c'è un fatto che non può essere negato. Le scienze generalmente si definiscono in base al loro oggetto. L'oggetto della sociologia non è un oggetto. Che cos'è? È un soggetto, è una persona. E quindi il metodo quantitativo, cioè la conta delle teste, la conta dei redditi, cioè è importante nel descrivere il contesto, ma il testo, la parte viva dell'analisi sociologica, non può che consistere in una interrogazione della persona, interrogazione qualitativa, la storia di vita. Le storie di vita sono fondamentali. In che senso fondamentali? Che vanno poi analizzate attentamente. Questo è difficile. Oggi uno dei problemi della sociologia è che abbiamo molti dati, anche qualitativi, diari, storie di vita, eccetera, però non è sufficiente l'interpretazione. D'altra parte, perché è importante? Per esempio, se uno è disoccupato, sono disoccupato, non so come. Un conto è essere disoccupato in una situazione di pieno impiego relativo, e questo mi è dato dal quantitativo, il contesto. No? Altra cosa è essere disoccupato quando la disoccupazione è un fenomeno di massa. Ora, questa diciamo duplicità, arrivo a dire, questo carattere ibrido della sociologia è oggi la ragione del suo primato, è la forza della sociologia, ma è anche la ragione per cui è tenuta separata dalle altre scienze, anche delle scienze, in Francia si chiamano scienze umane, nel mondo delle scienze sociali, insomma. Per esempio, prendiamo il diritto. Il diritto è veramente, per la sociologia è fondamentale. Ma perché è fondamentale? È fondamentale in quanto la sociologia può demistificare l'attuazione pratica degli statuti giuridicamente perfetti. Per esempio l'INPS, prendiamo non so, l'INAIL, qualsiasi istituzione sociale, uno si accorge, certo, è nata, si sviluppa, viene finanziata lautamente per risolvere i problemi sociali. Il sociologo va a vedere che prima cosa che è per risolvere i problemi di se stesse come istituzione. C'è il famoso, quello che Merton, mio caro Merton, dico, mi ha trattato male anche lui, bravo. Robert Merton lo chiamava lo spostamento dei fini. In Italia abbiamo molte istituzioni sociali, tutti i problemi sociali dovrebbero essere risolti, risolvono la buona uscita dei loro dirigenti, i loro stipendi, le loro se stessi, lo spostamento dei fini. La stessa burocrazia, formalmente, ce l'ha insegnato Max Weber, per carità, impersonale, pur movimento solo, diciamo, carriera solo in base all'anzianità, tutto cosa, il regolamento, uno va a vedere, sono semplicemente delle macchine burocratiche pesanti, costose, paramafiose, che pensano a se stesse. Questa è la... E allora, in termini, la difficoltà della sociologia oggi è che è nello stesso tempo
una società, una scienza mediatrice, infatti sta fra diritto, filosofia, storia, antropologia e le altre scienze, io sono del tutto favorevole. Al di fuori è l'unica scienza che mi permetto di dire, opinione puramente personale, ma è l'unica scienza non affetta da autismo disciplinare. L'autismo disciplinare è proprio la malattia dei ragazzi autistici delle discipline. E però, e quindi è mediatrice, ma secondo punto fondamentale. Mi piace dirlo qui, nella casa di Sturzo, ne parlavo con lui, è demistificante. Cioè l'analisi sociologica misura lo scarto fra lettera dello statuto e comportamento effettivo, pratico, dei membri delle organizzazioni. Questo è il punto. E questa è la grande funzione di domani, questa capacità di smascherare l'ufficialità. E io temo il giorno in cui la sociologia sarà troppo bene accolta, vorrà dire che tradisce se stessa, deve continuare ad essere, avere questa capacità demistificante, smascherante di ciò che viene detto giuridicamente in maniera perfetta, politicamente, filosoficamente, deve dire no, qui c'è uno scarto fra la lettera e il comportamento pratico, effettivo. E in questo senso la sociologia oggi ha un grande compito di verità. Verità. E questo mi piace molto. Questa è la filosofia. Quindi, lungi dall'essere un surrogato del giornalismo investigativo, lungi dall'essere un supplemento della fotografia sociale, come Walker Evans, per esempio. Lungi dall'essere una tecnica del conformismo, cioè quella che io chiamo, per esempio, la sociologia qualitativa, lungi dall'essere un sondaggio di opinioni. Sondaggio di opinioni. La sociologia è la forza, la disciplina che smaschera ufficialità e ci rende quindi più consapevoli dell'effettiva situazione in cui noi viviamo, o meglio, siamo costretti a vivere, perché ogni vivente oggi, uomo e donna in tutto il mondo planetario, vive e nello stesso tempo viene vissuto. Noi viviamo, ma nello stesso tempo siamo vissuti dagli statuti, dalle regole. Non solo per non andare contromano. Qualcuno teme che un giorno saremo costretti a metterci il casco per uscire di casa. Chiudiamo con questa bellissima indicazione da parte del professor Ferrarotti, la sociologia come scienza critica. Posso rimandare, sì, questo è quanto detto, ma rimando a un mio vecchio libretto che è stato tradotto, non so perché, in tutto il mondo, nel 72, pubblicato da un editore che non c'è più, Diego De Donato, si chiamava Una sociologia alternativa. Ma allora lo dicevo alternativa proprio perché trionfava la sociologia quantitativistica pura come tale, soprattutto americana. Oggi direi che la sociologia, la mia vecchia sociologia alternativa, non era un'alternativa alla sociologia, era un richiamo alla sociologia per un ritorno alle sue origini profondamente critiche, proprio di sociologia che in qualche modo smaschera, demistifica la verità ufficiale che in realtà è solo troppo spesso una menzogna, sia pure in pompa magna. Grazie. Allora c'è una breve pausa. Facciamo una pausa, poi riprendiamo con l'intervento del professor Adam Elek. Grazie.
Grazie a lei.